Domenica 20 marzo, presso il centro commerciale Papiri di Siracusa, si è svolto il Work in Progress, destinazione Shanghai, organizzato dall'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e Non Solo e coordinato da Gaetano Bongiovanni. L'evento, nato per sostenere il team Italia Latte Art Giuseppe Fiorini, ha visto protagonista il campione italiano di Latte Art 2016. Durante tutta la giornata del 20 marzo, Giuseppe si è esibito nella preparazione di cappuccini decorati, utilizzando le tecniche del free pouring e dell'etching, meravigliando e coinvolgendo il pubblico che ha assistito alla performance del giovane siracusano. Quest'anno si è deciso da parte della famiglia Barbera di sponsorizzare in maniera più forte, più presente, questo tipo di eventi, questa specialità che è quella dell'arte latte e che, secondo la nostra filosofia aziendale, questa specialità e la formazione soprattutto del personale e quanto riguarda gli operatori del settore sta avendo sempre più interesse da parte della nostra azienda, l'azienda che si fregia di 143 anni di storia, e quindi oggi siamo ancora sempre più convinti che questa forza propulsiva dell'operatore possa far crescere sempre più la nostra azienda. A sostenere il team Italia Latte Art Giuseppe Fiorini erano presenti anche l'assessore al turismo Francesco Italia e l'assessore alle attività produttive Teresa Gasbarro. Il dottor Italia e la dottoressa Gasbarro, oltre a complimentarsi con Fiorini per l'ottimo risultato raggiunto, hanno sottolineato l'importanza che questo evento rappresenta per Siracusa, un biglietto da visita unico e insostituibile. È un piacere di consigliare a voi che passi dalle mie mani, quelle di Teresa. Un applauso a Giuseppe. Durante la cerimonia è stata consegnata dall'organizzatore del coffee show Latte Art Gaetano Bongiovanni la lattiera placcata in oro prodotta in edizione limitata che verrà utilizzata durante il mondiale da Giuseppe Fiorini. Terminato anche questo evento, l'attenzione è tutta puntata sul campionato mondiale che si terrà a Shanghai dal 29 marzo al 1 aprile 2016.